Questa è anche la risposta al fatto che non si finisce mai di imparare delle cose nuove, soprattutto che sono i social media. Ah, io dico sempre una cosa, io mi definisco in un panel a Perugia, in cui sono andato a parlare al Festival del Giornalismo di Perugia, il moderatore presentò il panel definendo me e i miei colleghi dal tavolo i guru. Io lo interruppi dicendo: guarda, in realtà siamo dei paraguru, perché nella realtà dei fatti, questo ovviamente doveva essere una battuta, non voleva essere una scivolata di tono, la battuta era legata al fatto che oggi come oggi nessuno ha la ricetta, tantomeno Certo. chi dice di averla, perché la rete, essendo di fatto un ecosistema sociale, ha la stessa fluidità, variabilità e incapacità di essere incasellata dentro una teoria scientifica esatta che hanno tutte le scienze sociali. Per Sì. cui quello che noi facciamo, quelli che come me lavorano sulla rete e cercano di far tesoro delle loro esperienze e di raccontarle all'esterno, io insegno anche all'Università, alla Cattolica e al Sole 24 Ore, e quindi ho anche l'onere e l'onore, ovviamente, di insegnare ad altri quello che so. In realtà io dico sempre che io non sto insegnando nulla, io sto raccontando loro ciò che è stata la mia, quello che è ed è stata la mia esperienza professionale e i ragionamenti che io ho fatto, ma che io ho fatto sulla base di questa esperienza, ma che non sono la verità, sono una visione di ciò che accade, perché sulla rete siamo ancora, e continueremo a esserlo per ancora un po' di tempo, a livelli di puro sperimentalismo. C'è tanto ancora da imparare, si impara ogni giorno, ma perché le cose cambiano tutti i giorni. Io faccio un esempio e con questo mi taccio. Uno pensa che la viralità, cioè la diffusione delle notizie sulla rete, si possa ingaggiare con contenuti che toccano in qualche modo la pancia e Sì, l'emotività delle l'emozione. persone, anche a seconda del contesto in cui questo si svolge. Con la mia azienda recentemente abbiamo postato un contenuto che a noi sembrava di una freddezza incredibile, molto legato all'ambiente, a delle cose, a delle facilitazioni per montare dei pannelli solari, e questa cosa è diventata improvvisamente molto virale Sì. per dei motivi che non siamo stati ancora riusciti in grado di capire. Dall'altra parte, quando invece abbiamo annunciato un programma di assunzioni di giovani, oltre 500, in un momento in cui si parla di milioni di Certo. disoccupati, una grande azienda che decide di lanciare un programma di assunzioni a giovani, contratti a tempo indeterminato, quindi parliamo di assunzioni vere, il famoso posto fisso, quando è arrivata questa notizia e noi dell'ufficio stampa non l'abbiamo dovuta giustamente comunicare, eravamo convinti di avere un successo sulla rete incredibile, non si è mosso nulla, a nessuno è interessato. E queste sono queste due, questi due esempi molto particolari che fanno riflettere come il fatto che non esiste proprio veramente una ricetta. Perché a chiunque io dica: guarda, un'azienda assume, istintivamente interessa a tutti. Non è vero, non è interessato a nessuno, cioè a poca gente rispetto a quanto era diventato virale e diffusa invece l'altra notizia, che invece sembrava essere una cosa di cui veramente non sarebbe importato nulla a nessuno. Questa è stata la dimostrazione che siamo tutti un po' paraguru e che quindi dobbiamo continuare tutti quanti a imparare. La cosa importante è fare esperienza, cercare di analizzare i motivi per il sì, perché funzioni e perché non funzioni, e soprattutto approcciare la rete in maniera estremamente umile, perché la rete ci chiede tantissima umiltà. Certo, umiltà, trasparenza, professionalità, autorevolezza, che sono un Assolutamente. po' le cose che hai scritto in relazione alla questione, diciamo così, della parola chiave che sono le start-up, di cui si parla tantissimo nell'ultimo anno. In un tuo post hai scritto che ti sembra che l'ambiente start-up in Italia sia diventato una sorta di modo di ufficio di collocamento per i formatori delle start-up. In parte sì, assolutamente. Allora, io ho notato, poi premetto, non sono dentro questo mondo, quindi io parlo da osservatore esterno, quindi
assumendomi ovviamente la responsabilità di quello che dico, ma premettendo che le mie cose vanno valutate proprio esattamente da osservatore esterno e non da chi ci lavora effettivamente. Io notavo di fatto due cose. Uno, che si parla di start-up quando non si sa bene che pesci prendere dal punto di vista dell'occupazione. Quindi la start-up è diventata una sorta di parola magica per cui non trovi lavoro, fatti una start-up, che non ha assolutamente nessun senso. Dall'altra parte si è scatenato, si è creato, ovviamente si sta sviluppando un business di chi gli start-uppari, come si dice in web, li debba formare, seguire, sostenere, eccetera, eccetera. Ho avuto notizie di sedicenti venture capitalist che in realtà si prendevano una discreta, come dice Roma Stecca, del 15% sugli utili, di incubatori che invece dovevi pagare perché ti ospitasse, insomma, tutta una serie di episodi non particolarmente edificanti. Che uniti al fatto che improvvisamente sono nati decine e decine di formatori di start-up, mi lasciano pensare che forse magari un minimo di segnale d'attenzione sul fatto che in realtà fare start-up è fare impresa. E fare impresa è tutto tranne che facile, che serve una cultura d'impresa, che serve la capacità di avere un'idea che sia economicamente sostenibile, perché noi possiamo pensare di inventarci la più bella app di questo mondo, ma se non riusciamo a monetizzare in termini di business plan, quindi di entrate e di uscite che devono essere in equilibrio e possibilmente più le entrate che le uscite, per poi poter reinvestire e far crescere l'azienda, io non ho fatto nulla se non ho venduto un'idea a qualcun altro, perché poi il rischio finale di tutta questa partita è che se grandi aziende si mettono vicino, fanno una sorta di nidiata di start-up, si prendono le loro idee, magari le inseriscono nei loro processi produttivi, ma se non sostengono non tanto gli start-upper, ma le aziende che questi ragazzi vanno a creare, quindi costruendo loro un percorso e dandogli gli strumenti non solo economici, ma anche e soprattutto di tipo culturale, e di capacità di vision imprenditoriale, queste piccole aziende non saranno mai piccole aziende, saranno delle idee che prendono una forma giuridica per poi morire nel momento in cui non sono più in grado di produrre un'altra idea o di proseguire in questa cosa. Siccome il sentiero delle start-up è lastricato dei cadaveri, da questo punto di vista, e di ragazzi che sono venuti da me anche studenti, miei studenti, che mi hanno fatto ragionamenti del tipo: ah, ma se le grandi aziende non ci assumono, noi ci inventiamo una startup e magari riusciamo a svoltare, tra virgolette, questa dinamica mi ha un po' spaventato. Per cui il mio messaggio è molto semplicemente, ripeto, all'osservatore esterno e con grande umiltà, attenzione, perché fare startup vuol dire fare impresa. Fare impresa è una cosa estremamente seria, che ha bisogno di una grande formazione culturale, quindi ben venga il sostegno all'impresa giovanile, l'intervento delle istituzioni, l'intervento delle grandi aziende, ma io mi aspetterei che tutti i progetti di questo tipo abbiano all'interno sia il capitale per sostenere i progetti dei ragazzi, ma anche e soprattutto dei percorsi seri di formazione all'impresa, non formazione di impresa, formazione all'impresa. Che partano volendo anche da zero, cioè ovviamente come si fa un business plan, ma soprattutto che cos'è un business plan, perché spesso e volentieri queste cose non ci sono, e quando non ci sono il rischio è illudere dei ragazzi per poi trovarci degli uomini più adulti senza arte da parte, da una parte, o dall'altra parte ancora di creare delle sorte di dipendenti non dipendenti da grandi aziende che forniscono idee, lavorano monomandatari e poi quando l'azienda si stanca di quell'idea o semplicemente quell'idea diventa obsoleta, sai che c'è? Tu puoi andare, sei libero, sei un'azienda, sei il mio fornitore, scindiamo il contratto, amen. E dall'altra parte il ragazzo è riuscito a capitalizzare, a farsi un suo portafoglio clienti, a far crescere la sua azienda, a sostenere i costi, a investire, a ammortizzare gli investimenti, eccetera, eccetera, si ritrova esattamente come era un anno prima, 2 anni prima, cioè.
a zero. Questo secondo me è un rischio. Quindi possiamo dire che in questo caso ci vogliono tre S per le startup, che la prima S è serietà e sostenibilità. Assolutamente, assolutamente, assolutamente sì, serietà, sostenibilità e la capacità, soprattutto dal punto di vista delle istituzioni, anche la capacità di vision da questo punto di vista, perché non basta pulirsi la coscienza istituzionale, passati in termine, di mettere sul piatto 1,5 milioni, 2 milioni, 10 milioni di euro a fondo perduto da dare a queste ipotetiche startup. Quello che ci vorrebbe è un piano da parte delle istituzioni serio, che preveda sì, magari non finanziamenti a fondo perduto, ma finanziamenti a tasso zero, ma finanziamenti, quindi vanno restituiti. Accanto a questo, un percorso di formazione culturale serio, importante, e un progetto che scelga le idee valide e le accompagni nel loro percorso fino a quando non camminano sulle loro gambe. Cioè, l'idea è che una startup nasca startup, ma poi debba diventare azienda. E quando diventa maggiorenne e si autofinanzia, allora forse l'istituzione ha fatto una vittoria, perché non solo ha conseguito una vittoria, perché non solo ha creato occupazione per l'imprenditore, ma facendo nascere una nuova impresa ne ha creata molto di più. Certo. E quindi quei 2 milioni di euro che ha investito in quell'azienda, quel milione, 250 mila euro, io sto sparando cifre assolutamente a caso, sono soldi che hanno prodotto tanto valore in più. Viceversa, se gli diamo il gettone, gli giriamo le spalle e ce ne andiamo, non facciamo un buon servizio alla collettività, non facciamo un buon servizio a quel ragazzo e non facciamo un buon servizio neanche all'istituzione stessa. Certo, quindi consuntivo come finalità di questa operazione. Assolutamente. Per te invece il tuo consuntivo è un prossimo libro o ti bastano a consuntivo quelli che hai già scritto? Io non mi fermo mai dal punto di vista della mia voglia di studiare, scoprire, approfondire. Chi più ne ha più ne metta. Ho in mente un'idea, un libro che però è un lavoro di indagine molto complesso, e quindi vedremo come e quando realizzarlo. Per il momento quello che voglio cercare di fare è fare al meglio il mio lavoro, divertirmi come sto facendo e cercare di approfondire il più possibile e di contribuire per quello che posso nella diffusione della cultura della rete e delle grandi potenzialità che ha, ma anche della cultura della responsabilità e della consapevolezza dello strumento che è, di quanto sia delicato, di quanto sia necessario conoscerlo e approcciarlo con grande professionalità. Non dobbiamo far chiudere la stagione del sito internet gestito dal nipote del direttore generale, che è tanto bravo, sta tanto su internet. Stare su internet significa essere lì ottimi e grandi professionisti. Ce ne sono in Italia, se ne stanno formando tanti, è giusto che continuiamo a sostenerlo da questo punto di vista, perché è di fatto l'universo verso cui tendiamo a tutti gli effetti. Certo, nel bene e nel male. E nel bene e nel male, chiaramente. Grazie mille Daniele e al prossimo libro. Speriamo questo. Grazie.